Come è nata questa trattativa e visto che insomma arrivi da una serie A a una serie B comunque importante? Sì, no, è nata come spesso accade nell'ultimi ore di mercato, quindi cercavo un posto dove andare a giocare, dove avere, comunque essere protagonista, perché penso che farla Serie A, ma farla da spettatore non merita. Quindi ho avuto la fortuna che l'Empoli mi ha cercato ed eccomi qua. Ecco. A Brescia però hai fatto praticamente un anno più ex Sassuolo che ex Brescia. Sì, diciamo che a Brescia avevo fatto un buon anno 2 anni fa, abbiamo perso la finale col Livorno e l'anno scorso a Sassuolo si è perso in semifinale col Toro, quindi spero che quest'anno riusciamo a fare qualcosa di importante qua. Non diciamo cosa, ma speriamo. Grande esperienza, cosa ti aspetti da questo anno? Sicuramente pare meglio dell'anno scorso, quindi adesso non so i punti che ha fatto l'Empoli l'anno scorso, uno in più sarebbe già il massimo, però far crescere un gruppo di ragazzi forti, giovani, molto interessanti, perché comunque adesso il calcio ha bisogno di squadre come l'Empoli che lancia giovani giocatori molto bravi, quindi ecco, aiutare loro e loro aiutare me magari a raggiungere un obiettivo importante. Il tuo ruolo che sempre ha sempre avuto una grossa importanza perché non c'è mai stato un vero terzino sinistro, a parte Tosto negli ultimi anni. Sono un esterno sinistro, quindi sì, mi piace anche offendere, quindi è il mio ruolo, Ecco, spero di riuscire a far bene. a Brescia facevi proprio il quinto a sinistra, a Sassuolo giocavo un po' quarto basso, un E po' poi per alto. esigenze ho giocato quarto Con alto. l'Empoli addirittura il ritorno mi ricordo ha fatto l'attaccante esterno, Sì, cioè, 4-3-3. in 4-3-3, però era appunto per esigenze di quel momento, mancavano attaccanti, ho ricoperto anche appunto ruoli offensivi, ma nasco come esterno di difesa con delle caratteristiche magari sì, magari più offensive. Più mi ricordo sempre grandi battaglie, ho preso anche una da guerra. Insomma.